Erano i primi momenti. Lei, come l'ha vissuto quel momento? Senta, con un po' di incredulità, le dico la verità, perché mi è arrivato questo risultato a notte fonda e in un momento in cui io non pensavo minimamente di poter essere positiva. Ho vissuto proprio tutta la storia del tampone come un eccesso di zelo, una precauzione. E quando invece mi è stato detto che il tampone era positivo, me lo sono dovuto far ripetere 3 volte. A parlare è la mamma, 42enne, di Pergine Valdarno, la prima aretina ad essere contagiata dal Covid-19. La donna sarebbe stata contagiata da una collega di lavoro. Questa ragazza, che comunque era positiva, io la conosco, però non è che ci sono stati degli scambi, cioè per me era impensabile che lei mi potesse aver contagiato. Ci siamo solo incrociate lungo i corridoi alla fotocopiatrice. Adesso sta bene, è a casa con la sua famiglia, ma questo periodo è stato particolarmente duro. Ad essere contagiato è stato anche il marito. Io avevo proprio dolori dietro ai polmoni, però non affaticamento, proprio dolori che mi hanno spiegato erano frutto di un attacco del virus alle vie respiratorie. Però io non ho preso un farmaco, non ho preso niente e nel giro di 2 o 3 giorni mi è passata. Sono stata 2 o 3 giorni bene e poi successivamente altri 2 giorni con il ritorno di questi dolori e un po' di sintomi. Però io nel giro di una settimana ho smaltito il tutto, ecco. Guardi, è un virus talmente tanto imprevedibile che io ho visto su di me, ha avuto un esito veramente blando, su mio marito un esito molto pesante. Nell'arco di una giornata lui da stare bene a stare malissimo. È stato insomma ricoverato, è un'insufficienza respiratoria, insomma ha avuto un esito molto più pesante di me e tutto questo veramente è durato nell'arco di una giornata e mezzo, due forse, sì, dal non avere niente all'essere ricoverato. E sinceramente dipende molto da come uno lo vive e da come ti viene, quindi ci sono proprio diverse casistiche e l'importante è uscirne e raccontarlo.